Il vicino le aprì la porta in mutande. Potrebbe gentilmente prestarmi il gatto? Quando ho letto per la prima volta l'incipit, ho cercato subito di inquadrare la figura femminile, Olga. Gatti, gerani e pasticci è stata una storia nata dalla volontà di raccontare attraverso un evento traumatico molto piccolo il percorso di una donna che prende fiducia in se stessa. Il motore di questa storia è il coraggio di diventare se stessi e parte dal mirabile ritratto che della protagonista Olga fa Ax Alberto Sessu, il suo autore principale. È sera tardi, il vicino le apre la porta in mutande. Perché Olga suona alla sua porta? Ha finito lo zucchero, il caffè? No, per chiedergli in prestito il gatto. Buffo, no? Forse è un topo in casa? Non proprio. Il mostro che la terrorizza e di cui ha paura non è dentro casa, ma è qualcosa di indefinibile che la agita in fondo alla sua anima. Eridania, la sua amatissima gatta, è morta da pochi giorni ed è ancora troppo presto perché un altro gatto prenda il suo posto, ma Olga non ce la fa più a star sola. Ha bisogno disperatamente della compagnia di un gatto come dell'aria che respira. E quindi il gatto in prestito da parte del vicino è la soluzione ideale. I problemi però non sono finiti. Fin da piccola, infatti, Olga ha difficoltà a relazionarsi con il mondo maschile, a cominciare da suo padre. E si sente a disagio in presenza di un uomo, si sente inadeguata. Così impara da subito a rifugiarsi nell'affetto dei suoi animali preferiti, i gatti. Ad aiutarla arriva Camilla, la sorella gemella a cui Olga vorrebbe tanto assomigliare, perché pur essendo molto simile a lei nell'aspetto, è l'esatto opposto nello spirito. Con l'entrata in scena di Camilla, un personaggio effervescente e dinamico, la storia spicca al volo. Se questo film fosse un fiore, sarebbe un tulipano nero, dai contorni definiti, perfetti. Sensuale, ma non bello, una mezza misura, proprio come Olga, la protagonista, l'abbiamo detto. Gatti, gemelle e pasticci è una storia coloratissima e vivace in cui si ride e si sogna, con una particolarità che la distingue da tutte le altre storie. I gatti. Sì, perché questi simpaticissimi animali non sono semplici comparse, ma sono veri e propri protagonisti, esattamente come gli altri personaggi, ognuno con la propria personalità. Quello che mi ha colpito di questo film fin dal principio, quando era ancora un progetto, era l'idea della comicità, di sviluppare la comicità fino in fondo. Per questo ci siamo ispirati al cinema delle origini, dove si parlava molto poco, almeno con le parole. Olga è un fumetto vivente, vive, parla, pensa dentro un fumetto, crede addirittura che i suoi pensieri siano contenuti dentro una nuvola sulla sua testa, che tutti la possano capire. Ma purtroppo non è così. E credo che la bellezza di questo film sia che appartiene a quel genere di commedia che parte da un presupposto molto semplice per poi allargarsi ed arrivare alle persone con un tema molto, molto bello ed un messaggio che speriamo possa essere utile agli spettatori. Quello che ci aspettiamo dalla visione di questo film è che tutti possano realmente divertirsi e trovino soprattutto il coraggio di fare quello a cui hanno rinunciato prima di vederlo. Se dovessi riassumere il film in una parola, direi che parla della fiducia. Se potessimo riassumere il film in una parola, questo sarebbe ribaltamento. Filo via velocemente, senza dare all'uomo nemmeno il tempo di ribattere. Appagata dal contatto con il morbido pelo dell'animale, rientrò in casa con incedere trionfale. Finalmente era tornata ad avere una morbida palla di pelo che le dava affetto incondizionato, o almeno così era convinta che dovessero andare le cose. Se vi fa piacere vedere questa storia, Gatti, Giornali e Pasticci è la storia che
dovete votare. Vi invitiamo a votare. Votate per Olga. Se non volete farlo per lei, fatelo almeno per voi stessi. I pasticci vi divertiranno, i gatti ringrazieranno. Se vi piacciono i gatti, questa storia non vi deluderà. E se non vi piacciono, beh, noi siamo sicuri che dopo che avrete visto il film cambierete idea. Ciao!